Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua tornati sui giochi UEFA a andare a scoprire, signori, i risultati, i pronostici e il fantasy football che abbiamo fatto appunto in questi giorni, in queste settimane appunto, raga. Mi raccomando, prima di tutto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e lasciate un bel commento. Ok ragazzi, andiamo subito nella prediction delle partite perché faremo i pronostici. Io li so già i risultati. Diciamo che il mio obiettivo è quello di concludere più in alto possibile nella lega dove sto adesso. Infatti ve la faccio vedere perché praticamente qua c'è inizia super. Ok, non ve la dico se non mi bannano da YouTube. Ok, sono 857esimo. Questo vuol dire quando faccio schifo nei pronostici. Oh, e mentre c'è anche un altro campionato che mi sembra si chiama. Che mi sembra che si chiami, scusate, si chiama aspettate che vado su Fantasy Football. No, qua perché se non vi spoilerò. Mi pigliavate per matto. Ok, quindi queste sono le due leghe. Mi raccomando, andate lì e appunto fate e iscrivetevi. Ok, Turchia-Italia è finita nella 3-3. Il pronostico è 2-0. Ho indovinato solo appena scuola segnare più 5 punti. Andiamo molto, molto rapidamente. Galles-Svizzera, ho individuato la prima scuola a segnare. Assolutamente non il pronostico, neanche il marcatore. Il marcatore veramente non indovino mai, ma indovino se vado sempre vicino al risultato. Però non riesco a individuare il primo marcatore. Danimarca-Finlandia, avevo detto un 1-1 e finita 1-0. Per la Finlandia non me lo aspettavo. Gol della Finlandia, prima scuola segnale, l'ho indovinato. Qua non so perché sono stato scemo, ma proprio scemo. Al momento è Lukaku come marcatore. Avevo detto 3-1, bel Belgio. È finita 3-0 di poco. Ok, qua è l'unico pronostico spoiler che ho indovinato. Ho indovinato Inghilterra-Croazia. Vabbè, un match facile da indovinare perché comunque si sapeva che sarebbe finita così. Perché comunque sappiamo che la Croazia non è squadra, secondo me. Ah, non farà anche abbastanza male, secondo me, all'europeo. Però comunque non era neanche troppo semplice. Ok, quindi ho detto 1-0, l'ho indovinato anche la prima squadra a segnare, non il marcatore. Austria, non, Macedonia del Nord, 3-1, finita in realtà. Io ho detto 2-0, non ci sono neanche andato così lontano. No, ho indovinato la prima squadra a segnare, ma non il primo giocatore. Qua ho fatto un disastro, 0 punti. Proprio ho sbagliato tutto. Poi, dove sono? Scozia Repubblica Ceca, avevo pronosticato un 1-1, ma invece era un 2-0. Ho indovinato la squadra a segnare e anche il giocatore Schick. Poi Polonia-Slovacchia, non me l'aspettavo mai nella vita che la Slovacchia avrebbe vinto contro la Polonia, più un punto. Ok, Spagna-Svezia, non ho indovinato niente. Sono andato male nelle ultime. Qua di poco. Ho detto 1-2 Portogallo, finita 0-3. Ho indovinato la scuola segnale, non il primo marcatore, anche se non ci sono andato particolarmente lontano. Qua ho attivato il jolly. Non ci sono, ho fatto ben 8 punti perché ho indovinato la scuola segnale. I pronostici non ci sono andato lontano, ho giocato per 2. Quindi in teoria, perché qua. Come guadagnare punti? Qua ho fatto 3 punti, 5 punti più la scuola a segnare. Beh, no, dove sto andando? 5 punti. Oh, e 8 punti. Però, visto che non ho indovinato il risultato, il booster non è servito a niente. E ragazzi, noi andiamo subito a pronosticare la seconda giornata. Ah, no, ah sì, è vero, l'abbiamo già pronosticata, però dobbiamo aggiungere tutti i marcatori. Però magari potrei fare qualche modifica, tipo. Allora, partiamo dall'ultimo match per scaramanzia. Allora, Spagna-Polonia 2-0, rimango sulla stessa idea. Portogallo-Germania 3-2 potrebbe essere, però non lo so. Per me sarà una bella partita, anche se un 3-2 non lo so quanto mi convinca, non lo so. Ungheria-Francia 3-0 ci sta. Inghilterra-Scozia
Forse cambio risultato. Vado sul 2-0 per l'Inghilterra. Quindi cambio. Croazia e Repubblica Ceca. Ho detto 1-0-0, ma vincerà la Croazia. Secondo me 2-1, anche con molta difficoltà. Yes. Invece Slovacchia, sempre stessa idea. Olanda-Austria 2-1. Olanda rimango sul suo parere. Non per quanto riguarda Danimarca-Belgio. Io vado su 1, no, anzi su 1-0-2 per il Belgio. La Danimarca, secondo me, sarà ancora scossa per Eriksen. Ucraina 1, Macedonia 0, sì. Italia-Svizzera, sì. Turchia-Galles, dico però un 2-1, quindi vince la Turchia, ma con molti problemi. E Finlandia-Russia, non 3-0, ma bensì un 1-0 di misura, perché la Russia nell'ultima partita ha fatto male, quindi secondo me sarà molto lottata questa partita. Ok, allora la prima squadra a segnare sarà la. Ah, sì. Ecco, la Russia, assolutamente. Primo giocatore non lo metto. Mi gioco anche il jolly, quindi mi gioco il jolly. Galles, prima squadra a segnare. Sinceramente, tosta qui. Non segnare il Galles, ma la Turchia. Non attivo il jolly. Italia-Svizzera, prima squadra a segnare l'Italia. Primo giocatore a segnare, visto che è un po' di formazione, secondo me sarà. Gioca Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, centrocampo giocano. Non Bernardeschi, che rischia la giocata, stavolta non la rischia. Giorginio, Barella, e dov'è? No, non Berardi, Locatelli. Non lo vedo. Dov'è Locatelli? Guarite Locatelli. Eccolo qua. È tosta. Non segnerà un difensore. La Svizzera non suona tosta. Dico che come primo marcatore segnerà ancora Immobile. Non attivo il jolly. Anzi, sì, non attivo. Ok, Ucraina, Macedonia al nord. Dico, prima squadra segnare Ucraina. Poi con calma vediamo le formazioni. Poi Danimarca-Belgio 2-0. Dico, prima squadra segnare Belgio. E come primo marcatore Lukaku. Sperando che mi segni, cacchio. Perché se no tiro giù lo stadio. No, non attivo il jolly. Olanda-Austria, dico che segnerà come prima squadra l'Austria e come primo marcatore segnerà. Vabbè, no, dopo. Svezia-Slovacchia, prima squadra segnare Svezia. Croazia-Repubblica Ceca, dico come squadra segnare la Repubblica Ceca. Inghilterra-Scozia, dico come prima squadra segnare ovviamente l'Inghilterra. Ungheria-Francia, mi anche gioco il jolly. E come prima squadra ovviamente la Francia. Portogallo-Germania, secondo me segnerà la Germania per prima. Spagna-Polonia, segnerà prima Spagna. Ok, ho messo la squadra a segnare. Ok. Adesso andiamo, raga, e tra l'altro inizia tra pochissimo Finlandia e Russia. Quindi magari se sulla rete me la posso anche guardare per fare qualcosa di diverso. Allora, Fantasy Football. Porca miseria. Cacchio. Cacchio. Spacco tutto. Perché, un peccato, ho fatto bene. Però veramente, ragazzi, ho fatto 53 punti. Non guardiamo nessuno. Cioè, Gabbo me ne ha fatto 57 e il Good Fabio 54. È loro che voglio raggiungere. Perché, Vara? Cioè, perché Robertson? Perché De Pai? Perché De Pai, cacchio. Vabbè, vedendo rapidamente la mia formazione che ho schierato: Courtois, Varane, Robertson, Alderweireld, Rudiger, Jorginho, Kanté, De Jong, Lukaku, De Pai e Ronaldo. Allora, in panchina mi ho messo De Gea. Per fortuna non l'ho messo. Kier, potevo metterlo. Cacchio. Rosico. Rodri. Va bene così. Llorente. Va bene così. Potevo mettere Kier, mi guadagniamo un punto in più. Sempre meglio di niente. Vabbè, partiamo. Courtois 6 punti. Varane 6 punti. Robertson, mortacci tua. Un punto. Alderweireld 6. Rudiger 2. Jorginho 3. Kanté 3. De Jong 4. Depay 2. Lukaku 10. E Ronaldo 10. Mi è andata anche bene con Ronaldo, sinceramente.
Allora, sinceramente per questa giornata voglio mettere, non fare trasferimenti, però tipo, come si fa? Tipo, ah, forse dopo si mette il capitano. Vabbè. Sì, potrei fare delle sostituzioni, forse? Boh. Ok. Vabbè, questo era il fantacalcio. Il capitano sarà Lukaku. Quindi metterò Lukaku come capitano. Quindi vado nelle formazioni a vedere un po' le formazioni appunto che ci sono. Dov'è? Forse si vanno proprio nell'app di Euro 2020. Vediamo un po', raga. Se ci sono le formazioni, i migliori gol, capocannonieri, stats. Squadra Olanda, ovviamente possiamo fare ancora trasferimenti, ma non, e non sarebbe giusto farli. Allora, ecco le probabili. Vabbè, quelli d'Italia so già, ovviamente, perché si guardano su Sky Sport. Vediamo: Austria, Olanda, Austria. Gioca Bachmann, vabbè, non vedo. Kajladic lì davanti. Ok. Vabbè, la Macedonia del Nord. Ah no, è vero, 13 giugno, ma che me ne frega a me. Ok. Ecco. Ok, seconda giornata. Croazia e Repubblica Ceca. Vediamo un po', va. Beh, lì davanti gioca Schick. Vabbè, era scontato. Allora. Mentre. Ma si può mettere la Croazia? Sono fatte malissimo queste cose. Croazia, grazie, ma questo non me ne frega niente. Allora, infopartita, ma che me ne frega di sta roba? A me frega l'informazione, non ci sta. Aspetta, allora, Austria. Seconda giornata, Olanda e Austria, ok. No, prima giornata no. Belgio, seconda giornata. A seguire. No, aspetta, sto facendo un casino, quelli esagerated. Ok, seconda giornata. No. Ok, Croazia gioca Petkovic, Perisic, Vlasic, Rebic e compagnia bella. Vabbè, questa l'ho vista. Danimarca. Non me ne frega. Inghilterra. Niente. Finlandia. Gioca Edrischi. Ossangusei. Vabbè. E lì davanti gioca Pucchi e Pugnapalo. Ok, anche se veramente sono in dubbio per Finlandia. Cioè, sto tentando anche l'1-1, sinceramente. Però non lo so perché mi dice che la Russia vincerà. Allora. Ok. Una giornata Portogallo-Germania. Noia, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Gnabry. Ok, Ungheria. Gulakci, Botka, Orban, Sallai, Naghi, vabbè, lì davanti gioca Sallai. Ok. Italia, seconda giornata, già vista. Ok. Olanda, seconda giornata. Macedonia del Nord gioca. Macedonia, lì davanti gioca Trajkovski, Pandev, Ademi, Robavaria. Poi Polonia, gioca Szczesny, vabbè, e lì davanti Lewandowski, vabbè, non c'erano troppi dubbi. Seconda giornata, adesso va Ronaldo scontato. Finlandia, vediamo un po'. Cioè no, scusate, Russia, gioca Zuba, Golove, Miranchuk. No, ok. Scozia, vediamo un po'. Allora, Slovacchia, Dubra, vabbè. Importanti giocamsi Duda, non li conosco. Almeno Duda non li conosco, ok. Svezia, vediamo un po'. Svezia, Slovacchia, Olsen, vabbè. Andi gioca Berg e Isaac. Anche se sarei tentato da un Isaac come primo marcatore. Vabbè, un po' le ho viste, ragazzi. Non ve le faccio vedere tutte, sennò siamo qua 3 anni e mezzo. Andiamo adesso sui giochi. Vediamo un po'. Prediction. La prima giornata sono andato meglio nel Fantasy Football.
perché è molto più difficile chiaramente pronosticarle. Ok, primo giocatore a segnare della Russia, credo che sarà Zuba. Potrei mettere Zuba, non attivo assolutamente il jolly. Poi in Turchia, Galles, Turchia potrei mettere un giocatore. Però come prima squadra, se no, ok, la Turchia, il Mats, Brack il Mats, potrei giocarmi jolly, infatti me lo gioco. Ok, Ucraina, Macedonia, come primo marcatore dico. Non credo segnare Yarmolenko. Credo un bel Malinowski, sperando che mi dia una gioia, visto che me l'ha sempre tirata, mannaggia lui. Ok, adesso segnare. Come primo marcatore dico, gioca Kailalich, Arnautovic. No, vabbè, metto, no, Alaba rischio troppo, Laimer. No, vabbè, dico Olanda come prima squadra a segnare. E dico come primo marcatore Memphis Depay, ho fiducia in lui. Non mi gioco il jolly. Primo marcatore Isaac, fortissimo. Poi, ma sto video sta venendo lungo quanto il mio, quanto veramente il mio studio di storia. Primo giocatore a segnare, Croazia, Repubblica Ceca, dico ovviamente Patrick Schick. Inghilterra, Scozia, primo giocatore a segnare, dico Harry Kane, secondo me si riscatterà. Bisogna segnare, bisogna giocare a segnare. Benzema non la butta, secondo me, sacco. E dico anche la Kylian Mbappé. Cioè, Mbappé non può non segnare, secondo me. È una cosa scandalosa. Allora, ho detto, come per la squadra Germania, allora dico. Vediamo. Forse un Gnabry. O un Kimmich. Sono più tentato da un Gnabry, però. Ok, Spagna-Polonia, ultima partita, poi finiamo perché non. Come primo giocatore dico, non so se giocano, se gioca Morata oppure altri, dico Morata secondo me non lo butta dentro come primo giocatore. Oriasabausen, uno tra Moreno e Pedri, non mi convince nessuno. Magari potrei rischiarmela con un Ferran Torres. Vabbè, ragazzi, questi erano i pronostici più il fantasy football. Tra un po' di ore, ragazzi, vi ricordo che ci sarà la serie segno non segno chi ne azzecca di più. E poi magari altro un gameplay veloce. Quindi, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Bella, raga.